Devo parlare di Felino? Ma stavo parlando di Felino? Io sono arrivato. Assomiglia a Andelone. Qua, lo sai come mi sono accorto? Cinzia mi ha fatto. C'è Andelone. Chi cazzo? Ha detto Andelone. Hai detto Andelone? Andelone. Ha detto, guarda, quello è Felino, lo metto, non ci voglio credere. Ma non è che non ci voglio credere, obiettivamente è un bel ragazzo. Ma perché già sto Felino era nella discoteca? Ma Felino c'è sempre nella discoteca. È quello che proprio fa piazza pulita tutte le donne che ci sono lì. Cioè non ed è bravo a ballare. Mica un grande. È normale. No, come guardi? Cioè, c'è intraprendenza, insomma, dai. Ma c'è intraprendenza perché ma scusami, a ballare, oh, Francesco, ma scusa, Francesco, io mi ricordo invece una cosa, che tu mi hai detto, andiamo da quelle due ragazze lì. Siamo andati lì, io parlavo con una ragazza, no? Lui mi ha parlato con l'altra ragazza che non lo cagava minimamente. Ascolta, cioè, no? Te me devi spiegare la roba. Allora, oh, se io. Se io sono spiego con le donne perché le fa ballare. Voglio dire, siamo un gran figli tutti quanti al mondo, eh. Voglio, ma le ragazze vogliono ballare in discoteca, non ma è capito, che vogliono... Ma ho capito, ma io non le faccio ballare tanto alle perché non sono capace, poi perché non c'è, voglio dire... Devo capire, io mi sono... Firme! Mi togli da morire bagnare! No, Felino c'ha quell'intraprendenza... Guarda, io mi aspettavo veramente un gran personaggio. Cioè, mi ha cascato il mondo. Ma Luisa, sai quel punto? No? Perché loro aspettavano uno strafigo, no? Sai così, poi Richard Gere, vabbè, quello è grazie che c'è Beck, no? E ritrovi le ragazze stupide che gli piacciono l'aspetto fisico. E allora. Mettimi. Esatto, no? E allora ci succede. Invece io ti presentavo Felino, no? Felino, che tu lo vedi che effettivamente non è il ragazzo più bello del mondo, no? Io non ho niente, sono andata a non è il ragazzo più bello del mondo, però lui, Maria Luì, però lui con il coraggio che c'ha, non gli frega niente, lui va, no? E le ragazze, quel 95%, non ci capisco, non c'è un cazzo a fare. Esatto, Giorgio, spiegaglielo te, dai. Fagli la teoria della lezione 37, fagli la lezione 37. No, quella la facciamo un'altra sera, ragazzi, non abbiamo bevuto. La lezione 37. Abbiamo tutte le... Ma l'avete visto Giando in versione dimagrito? Giando è riconoscibile Giando me quando è tornato. No, sembra un'altra persona, cazzo. No, veramente? Non cioè, dietro che sembrava un ippopotamo, ma sei magrissimo. Lo sai che mi ha regalato tutti i vestiti che c'ha? No, parla scherzi, per Natale mi ha regalato i vestiti suoi. Come per Natale? Sì, per Natale mi ha regalato i vestiti. Ah, ok.